Ciao bellissime! Allora, oggi vi voglio far vedere il mio nuovo acquisto che, allora, ve l'avevo già fatto vedere nel video precedente, però ora vi volevo far vedere un po' com'era realmente. Ed è questa qui, che è questa candela, cioè non si vede molto bene, però... Un attimo solo, ecco, così si vede un pochino meglio. Vedete? È questa candela arancione in questo vasetto di vetro. Ora ve la inquadro da sopra, non so se vedete, è questa arancione ed è una candela profumata. Ed è, cioè, io vi assicuro che è di un profumo, io l'amo. Guardate che bella che è. Poi c'è il profumo, che non è quei profumi forti, no? Tipo il muschio, no? È il profumo più buono che ci sia. Sì, io lo amo. Poi, ora, voi non lo vedrete, ma cioè, ecco. Ogni tanto escono dalla fiammella tipo del fumo, che questo fumo però non è che puzza, però odora, cioè emette il suo profumo. Allora, il profumo è, ora ve lo faccio vedere, scusate, sono nel mio comodino perché sono dovuta venire qui. Allora, intanto era in questa confezione qui. Ora ve la faccio vedere. Questa qui. Scusate, questa qui è un'altra cosa. Questa qui. Aroma armonia, vabbè. Vaniglia, fiori d'arancio, candela, mangiafumo. Profumo ambiente. La rifaccio vedere perché è super carina. Io l'accendo con questo accendino che ha le coccinelline. Non riuscirete a vederli molto bene, però vedete? Coccinelline. Molto carine. E vabbè, questa qui. Super super carina. Qui ha aggettivo. C'è like. E poi vabbè, sotto c'è una serie di spiegazioni, chi le vuole leggere, io già le ho lette, chi le vuole leggere stoppie, poi ne ho altre di qua, perché ovviamente mi informo, perché voglio essere informata sulle cose che prendo, così, rilassante, e veramente questo qui ve lo voglio leggere. Intanto inquadro la candela. Allora, i suoi tratti delineati con delicatezza, la sua espressione disegnata per imprimere serenità ed equilibrio. L'opera al femminile più importante del mondo, al Louvre, il museo di Parigi che ospita il bello del mondo. Uno sguardo, un'immagine, un profumo. Vaniglia e fiori d'arancio, l'arte in una candela. Veramente, veramente carina anche questa scritta. Ecco perché è Parigi, appunto. E poi mi è piaciuto molto perché ha questo insomma contenitore, no? Che è in vetro opaco. E mi piace veramente tanto perché comunque già che il dentro è colorato, è veramente veramente carino. Ora ci riesco, ve lo faccio vedere. Vedete? Sta colando tutta la cera. Cioè, vedete che carino. Poi, cioè, ora qui non sembra molto opaco. Però lo è, ve lo assicuro. L'odore è veramente pazzesco. È buonissimo. Io ve la consiglio, l'ho presa al Mauris. E è costata 1,99 euro. Veramente, veramente poco. Ed è italiana, ovviamente, è un prodotto italiano, anche se viene da Parigi. Vengono, cioè non è che viene da Parigi, però
vengono anche pubblicati a Parigi, almeno da quello che ho capito. Poi qui ve lo dice pure, prodotto italiano, eccetera, eccetera. E niente, questo qui è stato un video un pochino così dedicato alla mia candela. Spero che vi sia piaciuto. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ora vi faccio vedere un pochino tutte e due. Ecco qui. Ciao bellissime!